I nostri trucchi e quegli aguzzi, quegli astuzzi mordon troppo, quella bocca baci baci sempre scocca, i denti pedigri per morder son fatti e la mia bocca fu creata per baciar. Il proverbio vada dice che le volpi finiranno tutte un giorno in pelliccia. Anch'io so ben che tornerò qual falino, nella fiamma il mio dramma, questo è il destino. Cincillo, morde, rosicchia, divoro, tormenta pur chi ti vuol bene. Direi con la prima sfilata. Quindi il primo passaggio della sfilata, e poi ve la spiego, è di Pedra. Ed è una linea dal carattere unico. Che vestono invece sexy boomer. Un applauso. Allora, Polisi, un nome che non necessita di spiegazioni e presentazioni. Mille frangi, pelle per il look, incisitata, che sembra pronta per andare. Importanti. È nostro. Vestito di giorno con questa salata, guardate. Guardate che belle, continuano i volumi anni 70 con questi tessuti impalpabili e freschi. Altro, mai non deve chiedere mai niente. Ma esiste un negozio che è la realizzazione di un sogno, quello di Morena, che fin da giovanissima si è appassionata al mondo della moda. Dopo l'esperienza lavorativa in Gilmar, ha contato nel 1986 aperto l'attuale fabbrica. L'amore per la moda di Morena non si è affievolito nel tempo, anzi addirittura raddoppiato grazie a tutti. Non è solo moda, non è solo canto, non è solo poesia, non è solo spettacolo, non è solo promozione, ma è anche solidarietà a livello umano, e quindi trattiamo sempre un tema diverso. Aleggi su di me come uno spirito guida. Accordi musicali, i tuoi respiri, coro d'angeli, le silenziose parole che scrivi nel mio cuore. Tenera musa è la tua ispirazione. Sei particella del cosmo, anima della terra, fonte della vita. In te confido, mio spirito guida, con te dell'amore vero troverò la dorata via. Grazie. Bellissimo evento, io sono contenta di essere qui e anche vedere tanta gente, che comunque è molto bello, è tutto raffinato, questo è proprio, è al massimo sempre. Ti ringrazio per tutto. No, no, tu no. No, no, io ancora no. Ascolta, un saluto nella tua lingua, vai. Brigenziam. Eccola, molto rapida. Ragazzi, i paesi dell'est sono così, fanno tutto molto rapidamente. Poi al Pareolo vorrei anche questo, grandi firme. Anche il corredato, che completo, stupendo. Io posso fare spiaggia, metto il mio costume, poi mi cambio, di sera sopra mi metto il mio
questo discorso. Donna Lai dei Beauty, Promo, Insamma, Capice, G-Lo, Parrucchieri, grazie. Allora, ripartiamo subito e andiamo. Forza, forza, forza ragazze, sorriso colorato. Andiamo Nicole e Erika, abito. Costume di Pareo, qui set, fa ed fuori Armani, vi propongo rapidamente pazzi, colori coerenti da sfoggiare con una sola. Ragazzi, un bel applauso! Ricordo Gioielli, Mila Gioie, Isabella Ghiardini e Isabella Marini. Poi abbiamo invece acconciature di Gillo Parrucchieri, trucco estetica Momi, che per oggi, come vi ho detto, per una settimana abbiamo il 10% di sconto sui solari, perché Donna Lai dei Beauty Summer, le nostre ragazze. Sui colori della savana. Cristina? No, veramente resistito. Sui social, appena l'ho chiamato, mi ha detto subito sì. Non ci siamo mai visti personalmente, quindi penso non solo per me ma anche per voi sarà una grande emozione che vi presento Ivan Cottini. Sorriso, di coraggio, di voglia di reagire, di non mollare mai, e parliamo di sclerosi multipla. Ecco con noi, un grande applauso ragazzi. Io, cioè mi stai facendo anche fare un colpo oggi. Sai, non ho mai avuto dubbi sul tuo coraggio, io sai che ti seguo su Facebook, ma mi ha colpito una cosa, veramente questa te la devo dire e la devo raccontare a tutti. Mi ha colpito il fatto che quando ci sono dei pregiudizi, specialmente su una persona che da un momento all'altro non è più come era prima, tra virgolette, e ho capito. Penso, io spero di aver capito male, ma spesso sei stato giudicato perché vai in TV, perché fai interviste, tra l'altro bellissima la che poi mi fa piacere se ne parli, e la trasmissione che fai Ivan on the Road, molto figa, figa dura. Quindi sai cosa ti dico? Non l'ho mai fatto, penso di non passare maleducata in questo momento, però te l'ho detto. Con me aspettati di tutto, non sono normale, te l'ho detto giusto al telefono. Sai cosa ti dico? A chi ha giudicato, a chi giudica senza sapere, senza conoscere, sai cosa ti faccio? Un bel vaffanculo. Io direi un applauso, scusate. Io adesso ve lo passo. Lui ha detto cosa devo dire, cosa devo fare. Tu fai quello che ti senti. Chi sei a casa? Sono a casa. Ok. Ti passo, o per ora te lo tengo io. Vai. Sono qua, mi sposto, vai. No, c'è una bella valletta, quindi si voglio appoggiarmi anche sui cuscini. Benissimo, guarda, ecco, questo è Ivan, ragazzi, Cioè, tantissimo, perché magari la malattia non si conosce sempre come magari dobbiamo conoscerla, la subiamo, invece in questo modo facciamo capire che comunque c'è una speranza, che comunque c'è coraggio e c'è voglia di essere, cazzo, normali. E già. Abiti dai colori, arte di Penelope, Silvia Monticelli, Cristina e Giada, per noi. Abiti Curolino con applicazioni nei coppelli, Monica Barbieri. A Residence, il castello, per voi Capice Mare. Avere proprio sculture da indossare
sia disfattanato. Quello che fatto a me scomoda avesse accisa, e può sapere perché, perché in coppa sta terra femmina come a te non c'è nostra penombra. Onesto come a me, femmina, si tu una mala femmina, mi scuoti e fatti piangere, lacrime e vanità. Femmina, peggio la vipera, mentus cada l'arma, non posso più cantare. Femmina, si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo, serve per cantare. Faccia d'angelo, ti serve per ingannare.